Oh, ciao Marta. Entra, oggi c'è anche Tania. La chiamo perché voleva conoscerti. Tania? C'è Marta, la vuoi conoscere? Arrivo. Oh, la famosa Marta. Finalmente posso conoscerti. Ciao, piacere, sono Tania. Ciao Tania, sono felice di conoscerti. Come stai? Tutto bene, anche se un po' stanca. Oggi ho dovuto fare 3 ore di straordinario. Ci sono molti turisti in questo periodo. Giulio mi ha detto che fai la cameriera in un hotel. Quale? Al Cavallo Bianco, è proprio in centro, vicino a Piazza del Campo. È un lavoro noioso. Guarda, lo faccio da un po' di tempo e devo dire che alla fine mi piace, perché i clienti sono carini, ma qualche volta è faticoso. Oggi, per esempio, ho dovuto lavorare 11 ore invece di 8 e non ne potevo più. Troppe camere da sistemare, troppi tavoli da preparare, gli arrivi di domani. Sì, a volte penso che il mio sia un lavoro faticoso, ma anche quello di Tania non è uno scherzo. Ah, ma cosa fai esattamente? Mi hai detto che sei operaio e fai turni al lavoro. Vero, lavoro in una compagnia di spedizioni internazionali. Raccogliamo pacchi da tutta la zona e li dobbiamo caricare sui camion 24 ore su 24. Io ho turni di notte o di giorno e a volte, purtroppo, devo lavorare anche la domenica. Accidenti, sembra faticoso. E tu, Marta, invece cosa fai? Io sono di Pescara, sto facendo un tirocinio in ospedale per diventare infermiera. Perché Ma perché lo fai qui e non a Pescara? il posto da tirocinante l'ho vinto qui a Siena. Ma vorresti tornare a Pescara dopo il tirocinio? Ma non lo so, non ho ancora le idee chiare. Comunque c'è tempo. Prima devo fare pratica in ospedale. Marta, cosa ti piace fare nel tempo libero? Ma non ho tanto tempo libero. Di solito sto con gli amici, ma qui a Siena conosco solo qualche collega e voi due, naturalmente. Ah, ma questo non è un problema. Ti faremo conoscere presto qualcuno noi. Giusto. Appena abbiamo tempo, organizziamo una cena tutti insieme. Anzi, perché non chiamiamo Enrico e Giovanni e gli diciamo di passare dopo cena? Va bene, se non siete troppo stanche. Ma sì, mi sembra un'ottima idea, però non facciamo tardi, eh? No, no, domani mi devo alzare presto anche io. Ma vedrai, sono due tipi simpaticissimi. Li chiamo subito.